Rimaniamo ancora sul discorso del taglio voli e continuità della nostra isola. La deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, annuncia la presentazione di un'interrogazione alla Commissione Trasporti della Camera sui voli attualmente previsti nella continuità territoriale aerea della Sardegna, secondo la quale sono del tutto insufficienti a garantire un reale diritto della mobilità per i sardi. E a poco è servito il decreto contro il caro tariffe approvato dal governo il 10 agosto, dice, mentre Ryanair ha annunciato un taglio del 10% sul piano operativo invernale della Sardegna. Anche la compagnia EasyJet ha sottolineato che, se il contenuto del decreto verrà confermato, ci sarà una riduzione dell'offerta della connettività da e per gli aeroporti italiani e un inevitabile incremento dei prezzi. Continua l'ascolto dei testimoni del processo Baule in corte d'assise a Sassari. Nel corso dell'ultima udienza, il racconto dei vicini di casa che assistettero alla brutale aggressione avvenuta il 26 febbraio del 2022 a Porto Torres. Alla sbarra Fulvio Baule, il quarantenne di Ploaghe, reo confesso di aver ucciso a colpi d'ascia i suoceri e di aver ridotto in fin di vita la moglie Ilaria Saladino. Ce ne parla Manuela Muzzu. Il prossimo 26 settembre potrebbe apparire anche Ilaria Saladino davanti alla Corte d'Assise di Sassari per raccontare della brutale aggressione che la ridusse in fin di vita il 26 febbraio del 2022 a Porto Torres, quando l'ex marito Fulvio Baule, al culmine di una lite avvenuta per strada, si scagliò contro di lei e i suoi genitori settantenni con un'accetta. Il padre Basilio Saladino fu ucciso all'istante, la madre Liliana Mancusa morì dopo un mese di coma. Baule, muratore di Ploaghe, alla sbarra con l'accusa di duplice omicidio aggravato da crudeltà e tentato omicidio, era in aula anche nel corso dell'ultima udienza, in cui hanno continuato a sfilare i testimoni chiamati dalla PM Enrica Angioni. Nei loro occhi e nella loro voce tutta la drammaticità dell'accaduto, vicini di casa che hanno raccontato di come il quarantenne continuasse a infierire con l'accetta a cavalcioni sul corpo del suocero ormai inerme, del sangue sui volti delle vittime, delle urla dei bambini. Il massacro infatti avvenne davanti ai gemellini di un anno della coppia. E poi Giuseppa Saladino, che tra le lacrime ha riferito dello stato psicofisico della sorella Ilaria, del suo volto ricostruito pieno di placche e viti, di come riesca a pronunciare ancora soltanto poche parole. Baule la guarda per pochi istanti e abbassa lo sguardo. Anche lui ha reso dichiarazioni spontanee. Senza negare il delitto, l'uomo è reo confesso e subito dopo l'accaduto si era costituito ai carabinieri, ha dichiarato che il suocero gli si era scagliato contro, come a difendere il suo gesto. La difesa sostenuta da Nicola Lucchi punterà quasi certamente sull'incapacità di intendere e volere. Ed ora cambiamo argomento. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al progetto definitivo del secondo tratto tra Sardegna, Sicilia e Campania, denominato Tyrrhenian Link. I dettagli dai colleghi di UTG. Via libera al Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino che collegherà con corrente continua Sardegna, Sicilia e Campania. Il sì è arrivato con un decreto del Ministero dell'Ambiente che in una nota sottolinea l'importanza del progetto per il sistema elettrico italiano. Il collegamento sarà lungo complessivamente 970 km e sarà capace di sviluppare una potenza di 1000 MW. Quello che collegherà la Sardegna sarà il ramo ovest dell'intera opera, per la quale è previsto un investimento di 3,7 miliardi e il coinvolgimento nella fase dei lavori di 250 imprese. Concretamente, come sottolineano da Roma, la nuova infrastruttura sottomarina che sarà completata nel 2028 servirà all'Italia per dire addio all'energia prodotta dal carbone. Un obiettivo quest'ultimo però rinviato più volte in passato e dai tempi ancora incerti. Di opera strategica per il Paese parla Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. Il tratto appena approvato unirà Termini Imerese, in provincia di Palermo, con Quarto Sant'Elena. Da qui i cavi interrati percorreranno prevalentemente strade già esistenti per circa 30 km, fino ad arrivare a Selargius, dove saranno realizzate le stazioni di conversione vicino alle stazioni elettriche già esistenti. Dal Ministero assicurano che il paesaggio resterà inalterato, ma è proprio dal territorio selargino che si levano le voci contrarie. Come quelle del Comitato di Difesa del Territorio No Tyrrhenian Link, secondo cui verranno a mancare 17 ettari di terre destinate alle coltivazioni e che protesta per lo scarso coinvolgimento della popolazione. Da Tempio Pausania l'assessore regionale della pubblica istruzione Andrea Biancareddu fa gli auguri a tutti gli studenti della Sardegna che in questi giorni ritornano sui banchi di scuola. Daniela Stara.
ha scelto di partecipare all'inaugurazione del nuovo anno scolastico delle classi prime delle elementari e medie a Tempio Pausania e da lì augurare buon anno a tutti gli studenti. L'assessore regionale della pubblica istruzione Andrea Biancareddu parla dell'emozione del primo giorno di scuola. È emozionante il primo giorno di scuola, sia per i bambini ma anche per noi genitori. Sono momenti irripetibili della vita e dobbiamo farli stare bene. L'investimento che noi facciamo è garantire il diritto allo studio a tutti. Tra gli impegni della Regione è quello di permettere a tutti pari opportunità e combattere il fenomeno della dispersione scolastica. Dare dei voucher per i bambini non abbienti anche per fare sport, mandargli insegnanti di sostegno quando hanno bisogno, insegnanti di matematica e italiano per fare le cosiddette ripetizioni però a carico della Regione, counseling psicologico se ci sono problemi sia di carattere familiare che di carattere personale, e quindi la Regione Sarda investe tanto. Siamo la sesta regione in Italia con investimento pro capite, stiamo combattendo un fenomeno di dispersione scolastica che è complesso, variegato, che ha tante sfaccettature dove non c'è una soluzione univoca, altrimenti l'avremmo adottata. Però siamo sul pezzo. Infine, un messaggio l'assessore lo rivolge ai docenti e alle famiglie degli studenti. Non ci deve essere più il rapporto di docente e discente, ci deve essere un dialogo alla pari. Così il ragazzo sarà motivato e c'è soddisfazione reciproca tra insegnanti, ragazzi e anche le famiglie che hanno un ruolo fondamentale e che io ringrazio per i sacrifici che fanno ogni giorno e ogni anno per garantire ai nostri figli un diritto allo studio decente. La famiglia di Adyar Kazetev, finanziere kazako residente in Inghilterra, acquista ufficialmente il compendio ricettivo sportivo del Geo Village di Olbia. La società Benefit Salima, riconducibile al finanziere kazako, aveva presentato pochi mesi fa una proposta vincolante e condizionata per l'acquisizione. Vediamo il servizio. La famiglia di Adyar Kazayev, finanziere kazako residente in Inghilterra, acquista ufficialmente il compendio ricettivo sportivo del Geo Village di Olbia. La società Benefit Salima, riconducibile al finanziere kazako, aveva presentato pochi mesi fa una proposta vincolante e condizionata per l'acquisizione del Geo Village per programmare, realizzare e gestire una scuola internazionale e una struttura ricettiva destinate a servizi di housing universitario. La gara per proposte concorrenti e migliorative scadeva lo scorso 31 agosto e non sono pervenute altre offerte sulla base del modello stabilito dal partenariato pubblico-privato tra Cipnes Gallura e gestore della struttura. Con un avviso pubblico, infatti, il Cipnes Gallura aveva cercato manifestazioni di interesse con offerta vincolante e irrevocabile per negoziare il trasferimento e la valorizzazione di utilità pubblica del complesso ricettivo sportivo del Geo Village nel distretto produttivo consortile di Olbia, allo scopo di realizzare e gestire una scuola internazionale in lingua inglese e un housing universitario sulla base delle valutazioni comparative delle offerte pervenute rispetto all'iniziativa di investimento promossa dalla società Anglo Language Mediterranean Academy SRL, società Benefit. Il gruppo imprenditoriale di grande capacità finanziaria sta realizzando un importante investimento per un progetto di turismo rurale nella zona di Cannigione ed è andato vicino, prima che la trattativa si interrompesse, all'acquisto del complesso termale di Rinaggio a Tempio Pausania. La società ha presentato un piano che prevede la riqualificazione del Geo Village e la sua trasformazione in una scuola che ospiterà alunni dai 5 ai 18 anni per un totale di circa 500 studenti a pieno regime. Serviranno un paio di mesi per mettere a punto gli ultimi aspetti burocratici e firmare tutte le carte.